avete sentito anche la voce di Nintendo che faceva da controcanto. Appunto, abbiamo visto, era appena uscito, aveva avuto questa lite con Garibaldi, e quindi poi i Take That restano in quattro, poi a un certo punto si fermano e lui continua con la sua carriera solista. In realtà in questa canzone, non l'abbiamo sentito perché ho fatto sentire solo un pezzetto, c'è anche un altro Neil, che è Neil Hannon, che è il leader dei Divine Comedy, un gruppo dell'Irlanda del Nord, di Derry in particolare. I Pershing Boys e Neil non hanno lavorato direttamente insieme, però Neil Tennant è tra i coordinatori di questa compilation, di questo disco tributo a Noel Coward. Quindi ci sono, vedete, Devon Albarn con Michael Nyman, c'è appunto i Divine Comedy, Brian Ferry, Elton John, i Pershing Boys ovviamente, anche il Suede con Reis, i Texas e Robbie Williams. Quindi c'è Neil Tennant che canta, scusate, Neil Hannon che canta Been to a Marvelous Party, quindi sempre del drammaturgo del Coward. Se vi piace comunque ascoltare un certo musico, un certo tipo di musica pop, ben scritta, ecco una cosa che differenzia anche Neil Hannon da Neil Tennant, è che vi ricordate che dicevo quando dicevano che la voce era simile a quella di Al Stewart? Lui non è che fosse proprio, non ci stava al gioco. Invece lui, Neil Hannon, ha una voce che prende un po' da Scott Walker, quindi questo tono molto rilassato, con questi toni bassi, ma riprende un po' anche la voce di Jim Morrison dei Doors. Molti glielo fecero notare e lui a un certo punto in concerto, nei suoi concerti, cominciò a cantare Touch Me da Soft Rain. Quindi vuol dire, ormai che siamo in ballo, balliamo. Questa è la raccolta che è uscita nel 99 e questo è uno dei loro album più belli. Quindi se volete approfondire, qui c'è per esempio anche Ian Thiersen, quello della musica di Amélie, che arrangia alcuni pezzi, oltre a Michael Nyman, quindi veramente un disco molto molto bello. Poi abbiamo visto Madonna che canta Sorry, questo è un remix del singolo curato dai Pet Shop Boys per l'album Confessions on a Dance Floor, quello che è stato lanciato da Hang Up, che aveva il compianamento di Gimme 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 degli ABBA. Dopodiché abbiamo visto la vedova più odiata della storia del pop rock internazionale, Yoko Ono, si fa remixare Walking on Thin Ice. La particolarità di questa canzone è che è del 1980, è stata registrata il giorno in cui è stato ucciso John Lennon. Uscivano dallo studio praticamente per registrare Walking on Thin Ice, quindi parliamo dell'8 dicembre 1980. Questo remix ovviamente è dell'inizio degli anni 2000, quindi la trasporta in una dimensione electroclash per questo cofanetto di cui avete visto la copertina. Non vi ho fatto ascoltare, ma in realtà i Pet Shop Boys hanno remixato un brano anche per i Rammstein, Mein Teil. Lo trovate comunque su YouTube e su Spotify. Dopodiché hanno lavorato anche con Jean-Michel Jarre per una canzone degli su uno dei suoi ultimi lavori. This Used to Be the Future, di cui abbiamo ascoltato un pezzetto, è una collaborazione invece con Philip Oakey degli Human League, ve ne parlavo anche la scorsa volta. E poi abbiamo sentito Brandon Flowers dei Killers con I Can Change. C'è stata comunque sempre un'ammirazione molto dichiarata da parte di Brandon Flowers nei confronti dei Pet Shop Boys, quindi addirittura quando loro si presentano da Stuart Price, poi vedremo chi è, per produrre il nuovo disco, si portano dietro Mr. Brightside dei Killers e fa: i Pet Shop Boys vogliamo qualcosa che suoni così. Quindi c'è stato sempre un po' uno scambio di influenze tra un gruppo giovane come era allora quello dei Killers e un gruppo veterano appunto come quello dei Pet Shop Boys. Ecco qua sempre un'altra foto con i Killers. E questa invece è la copertina dell'album che contiene I Can Change. Poi abbiamo visto l'altra volta David Bowie, questa volta Elton John. Con Elton John però non scrivono canzoni nuove. In questo caso sono andati a recuperare un classico del pop degli anni 70 di un cantautore irlandese, Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, che condivide con il Tennant un certo modo anche di fare ironia all'interno dei testi. A volte sono dei testi stravaganti quelli di Gilbert O'Sullivan. Per prendere in giro alcune persone, o il pensiero di certe persone un po' di retroguardia, intitolava delle canzoni, tipo c'è una sua canzone che si chiama Non mi fido degli uomini con l'orecchino, insomma, erano quelle cose che facevano magari i boomer di allora per criticare le nuove leve, poi quello che fecero anche i Lynyrd Skynyrd, quelli di Sweet Home Alabama. Il nome del gruppo è quello del preside della scuola che si era scatenato contro i capelloni, no? Quindi
come Neil Tennant ha questo modo di fare ironia anche feroce dentro le canzoni, l'ha comunque mutuato anche da Gilbert O'Sullivan. Poi abbiamo ascoltato Morten Harket, che forse ricorderete, è il cantante degli A-ha. La canzone Listening e fa parte dell'album Out of My Hands, solista di Morten Harket del 2012. Poi abbiamo ascoltato un frammento di Feedersen con Rufus Wainwright, quindi cantautore canadese, figlio d'arte, perché Lolo Wainwright, suo padre, era un cantautore, sua mamma cantava, la sorella canta, cantano tutti in famiglia Wainwright. Neil Tennant, stranamente perché lui non lo fa mai, coproduce anche un disco di Rufus Wainwright, Release the Stars, e aiuta Rufus a compilare anche il The Best Of, che si intitola Vibrate. Tra l'altro una canzone, proprio Vibrate, è stata interpretata anche dal gruppo vocale per eccellenza che conoscono, i Manhattan Transfer. Quindi la trovate comunque in giro. E poi abbiamo ascoltato lei, la dame Shirley Bassey. Shirley Bassey che interpreta una canzone scritta da Neil Tennant e Chris Lowe, che è un po' la biografia, un po' quello che dice la classica canzone della diva che farò questo per tutta la vita finché avrò forza, canterò su questo palco, un po'... Avete presente Maurice Hussein di Dalida? Siamo su quell'onda. E che cosa succede? Succede che David Arnold, che da molti anni cura le colonne sonore di 007 di James Bond, telefona anche ai Pet Shop Boys, dice: questa è una canzone per Shirley Bassey che sta facendo un disco nuovo? E loro rispondono: sì, ne abbiamo una già pronta. Ah. Dopodiché David Arnold richiama Neil Tennant 10 minuti dopo: ma no, dai, ma non è possibile che l'abbiate già pronta. In realtà avevano già questa canzone, avevano uno scheletro di questa canzone e la adattano per Shirley Bassey. Questo disco si intitola The Performance e contiene brani nuovi scritti per lei da i Pet Shop Boys, i Manic Street Preachers, poi c'è un brano scritto da Richard Hawley che era stato Pulp e Long Pigs, poi c'è un brano scritto da Gary Barlow dei Take That che abbiamo visto prima, uno da Katie Tunstall, uno dei Kaiser Chiefs, tra l'altro molto bello. Quindi se volete esplorare, c'è un brano anche scritto da Rufus Wainwright. Quindi se vi piace appunto, a parte Goldfinger, altra cosa interessante, vi ricordate History Repeating con i Propellerheads all'inizio degli anni 2000, fine degli anni 90? Loro hanno fatto i Propellerheads, fecero con lei quello che in fondo i Pet Shop Boys fecero con Dusty Springfield, quindi presero un artista del passato e l'hanno fatta conoscere a un pubblico nuovo, con una canzone che poi riprendeva un po' quelle atmosfere, ma era una cosa completamente nuova, fresca e diversa. Non abbiamo ancora modo di ascoltarla, ma la prossima collaborazione che ascolteremo di Pet Shop Boys sarà con Noel Gallagher. Quindi lui, sapete che parla sempre male di tutti, Noel Gallagher di Oasis, l'ultimo bersaglio è stato Sam Smith, come una volta le pop star erano fighe, ora guardate Sam Smith, cioè, che cacchio è. Vabbè, lui fa sempre così, però con i Pet Shop Boys c'è sempre stato un mutuo rapporto di stima e avremo modo di ascoltare a giugno, quando uscirà Council Skies, quindi il prossimo album di Noel Gallagher, Think of a Number, che è una collaborazione appunto con i Pet Shop Boys. Pet Shop Boys che non si perdono, l'anno, abbiamo visto che hanno fatto il musical, adesso parliamo anche del balletto, perché nel 2011 esce persino la musica per un balletto, The Most Incredible Thing, che è basato su la cosa più incredibile, una fiaba di Hans Christian Andersen. Quindi non so se ve la ricordate. Praticamente la cosa più incredibile era praticamente una sorta di... Adesso io mi sono tirato giù perché ho detto poi magari ve la spiego male. La storia narra di una competizione in un regno. Chiunque inventi la cosa più incredibile avrà come premio la mano della principessa e metà del regno stesso. Un giovane presenta un orologio che a ogni ora mostra un elemento che rappresenta diverse scene e figure, mitologiche o bibliche. Mosè che scrive i 10 comandamenti, Adamo ed Eva, i re magi, le 4 stagioni, i 5 sensi, i giorni della settimana, eccetera, eccetera. Mentre sta per essere definito il vincitore, un uomo arriva e distrugge l'orologio. La sua azione viene definita ancora più incredibile e vince il concorso, finché le creature dell'orologio si risvegliano e lo sconfiggono. Quindi la morale della storia è che le idee non si possono annullare. Tutto questo viene tradotto nella musica per questo balletto che appunto troverà appunto modo di essere rappresentato nel 2011-2012. Appunto questo è Hans Christian Andersen in una rappresentazione, in un disegno. Esce una seconda raccolta di B-side, format, che va a proseguire il discorso iniziato con Alternative. E anche qui ci sono delle buone canzoni, anche meglio di certe che erano finite nei dischi che poi effettivamente sono usciti.
Lo stesso Bernard Sumner dei New Order, quando ha ascoltato certe cose, ha detto: ragazzi, ma siete impazziti a mettere della roba così, quando poi, diciamo che i dischi di Persson Boy degli ultimi 30 anni hanno dei buoni momenti, dei momenti fiacchi, qualche volta anche qualche momento what the fuck, no? Così. Tipo, non so se avete presente, quando fecero la cover di Somewhere dalla West Side Story con questa cosa un po' trance elettronica, io un po' alla Christian De Sica, quando l'ho ascoltato, ho detto: ma che è sta cafonata? Però sono fatti così, prendere o lasciare. Esce un ultimo disco per la Parlophone, che è Elysium, riprende un po' Behavior, riprende un po' Release, prende un disco non dance, ma con delle melodie un po' più lente, anche per un motivo. In questo momento, quando esce questo disco, Neil Tennant perde entrambi i genitori, quindi non ha molta voglia, insomma, di mettersi a fare il Four to the Floor, e fa un disco estremamente introspettivo. Tempo di che passi un anno, nel 2013 loro cambiano casa discografica, anzi si mettono in proprio, e pubblicano un disco proprio da artisti indipendenti che si intitola Electric, quindi ritorno all'elettronica, alle melodie, a quello che ci avevano abituati. Solo un po', adesso se andiamo ad ascoltare uno dei singoli estratti, che è Thursday, allora Stuart Price, eccolo qua, Stuart Price è il produttore che aveva già lavorato con Madonna in Confessions on a Dance Floor e aveva lavorato con i Killers, no? Quindi dicevo, voglio fare un disco che suoni come questo dei Killers. E Stuart Price ha lavorato come le Rhythm Digitale anche con i Kershaw e con altri artisti sia del passato sia del presente. Il disco comunque esce appunto nel 2013. La canzone che andiamo ad ascoltare ha un featuring con Example, che è questo rapper che vediamo insieme alla moglie Erin. Riprende un po' certe cose di Western Girls, quindi a dire che questa volta il rap non è fatto da Neil, ma è fatto appunto da Example. Quindi alla fine si ritrova ad essere un classico moderno, una specie di monumento. Noi abbiamo questo stile, siamo riconosciuti da decenni ormai per questa musica, questo pop elettronico. Abbiamo tentato anche nel mentre di fare qualcosa di diverso, no? Le melodie quasi latinoamericane di Bilingual, oppure il disco con la chitarra, però non è andata sempre molto bene. Adesso torniamo ad essere quello che siamo sempre stati, Persho Boys. Quindi Thursday è uno dei singoli estratti appunto dall'album Electric, che abbiamo anche in vinile qua. Insomma, vi ricordo appunto che abbiamo per oggi tutti i dischi, quasi tutti in realtà, dei Persho Boys, sia in CD sia in vinile, e avete modo di acquistare per il 20% solo per stasera. Thursday!